Sotto questo sole, bello pedalare. Beh, oggi sole, devo dire, almeno a Roma, dalla finestra che ho qui di casa, anzi, cerchiamo di sostenere le luci dello studiolo. Sole non ce n'è tanto, è bello comunque pedalare. Ricordate la canzone di Baccini e dei ladri di biciclette? Buongiorno, venerdì 16 aprile. A me piace andare in bicicletta con qualche acciacco data l'età, con qualche fatica, ma che a me piace andare in bicicletta non frega niente a nessuno, giustamente. Ma nel gennaio del 2015, nel portare il suo saluto agli stati generali del ciclismo amatoriale, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, esordì proprio nei suoi saluti dicendo: "Quando vado in bicicletta mi sento una persona felice." Se andate in rete potete vedere anche le immagini di quell'evento. C'è una foto addirittura in cui si vede Malagò, il presidente del CONI, in piedi, al suo fianco Gianluca Santilli e dall'altra parte Renato Di Rocco, che è nostro ospite oggi. Ma prima di farlo parlare, di presentarlo alla vostra attenzione, fatemi inquadrare un attimo il tema. Il tema non è l'amore per le due ruote, per la bicicletta e tutti gli annessi e connessi con l'uso delle due ruote, la mobilità sostenibile. Come disse Di Rocco in quell'occasione, la bicicletta può ridisegnare le nostre città. Oggi non parliamo di questo, parliamo del fatto che il 13 maggio si vota per eleggere il nuovo presidente del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, un ente pubblico. E al momento il candidato che appare in testa quanto a possibilità di vittoria è di nuovo Giovanni Malagò. Giovanni Malagò che quindi si ricandida e nel caso venga eletto, confermato, sarebbe il terzo mandato, che è quadriennale. Ora, ieri faccio una considerazione di ordine generale, anche a favore, anzi facciamo così, se no sembro maleducato. Intanto, benvenuto Presidente Di Rocco, ci sente, ci vede? Buongiorno Antonello, sì, vi vedo e ascolto chiaramente. Confermo che la Benissimo. bicicletta è gioia, eh? Sì, non discuto minimamente. Poi magari se parlassimo con dei centauri, diciamo, motociclisti, ci direbbero che le due ruote, no, non a pedali, ma a motore sono anche meglio. Però adesso ripeto, il tema in discussione non è questo. Se mi consente un paio di minuti, Presidente, inquadro dal mio punto di vista, che ovviamente è un punto di vista opinabile come tutti i punti di vista, però vi offro gli elementi di discussione, per cui poi è giusto parlare oggi con il Presidente Di Rocco. Dunque, Malagò si ricandida per la terza volta, cosa che è stata consentita in virtù di una disposizione legislativa che, se non ho capito male, ricostruendo la vicenda, gli è stata consentita, è stata prevista non a Malagò, ma in generale per quanto riguarda la presidenza. Astraiamo dalla persona, parliamo della carica. La presidenza del CONI per la terza volta a disposizione, l'allungamento, possibilità del terzo mandato, che è diventata come dire, esecutiva nel 2017, quando ad esempio il Fatto Quotidiano titolò: "Il ministro dello sport Luca Lotti fa un favore in sostanza al suo amico Malagò e gli allunga la possibilità di permanere al vertice del CONI." Benissimo, lasciamo stare i titoli del Fatto, i titoli del giornale, perché poi ogni giornalista, ripeto, legge gli avvenimenti in base alla propria, si spera, onestà intellettuale. Rimane il fatto che, ad esempio, ieri il presidente emerito della Camera dei Deputati, Luciano Violante, che era nostro ospite, qui ha detto: "Ma intanto io, se dipendesse da me, farei in modo che tutte le durate, diciamo così, e della legislatura per quanto riguarda il Parlamento e delle cariche pubbliche, la durata non vada mai oltre i 4 anni." E per quanto riguarda, diceva Violante, anche la possibilità di ricandidarsi, due mandati sono i mandati che ha a disposizione, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti americani, no? Il presidente americano rimane in carica per un primo mandato 4 anni e se poi viene rieletto consecutivamente per altri 4, massimo 8, dopodiché non si può più ricandidare.
Aggiungevamo ieri con il presidente Violante che il presidente Mattarella, il quale potrebbe essere, se fosse disponibile, rieletto per un secondo settennato, perché non c'è nessuna norma che lo vieti, ha detto in un discorso pubblico, ufficiale, 2 mesi fa, che per quanto lo riguarda, la cosa migliore sarebbe introdurre in Costituzione la possibilità di essere rieletto, ma non in maniera consecutiva, cioè fai 7 anni, che peraltro è un altro tempo enorme, come capo dello Stato, poi stai fermo un giro e se vuoi ti ricandidi o vieni riproposto, ma non lo puoi fare in maniera consecutiva. Il mondo dello sport vive in una dimensione sua, nel senso che è acclarato ed è accettato come principio generale e comune che i presidenti possano, come nel caso di Malagò, a cui è stata allungata, ma perché lui in carica poteva essere un altro, la possibilità di arrivare al terzo mandato, e ai presidenti delle varie federazioni, e Di Rocco lo sa benissimo, la possibilità di essere eletti per più mandati consecutivi. Questo è il quadro generale. Quindi, al momento, Giovanni Malagò si può candidare e si è candidato per il terzo mandato, rimarrebbe in testa alle possibilità di vittoria. Del resto ho letto un pezzo della Gazzetta dello Sport, un giornale che sicuramente ha buoni rapporti con il presidente del CONI e viceversa. Giovanni Malagò è un uomo di grandi relazioni, di buoni rapporti con i giornalisti e con la stampa e con la TV. CONI, eletti atleti e tecnici in vista del voto per il presidente. Primo round a Malagò. A Roma scelti 13 rappresentanti per il Consiglio nazionale. Tra un mese esprimeranno la loro preferenza i candidati alla guida del Comitato Olimpico. Si tratta di 7 donne e 6 uomini, 13 in totale, di federazioni vicine all'attuale presidente Malagò. Allora la mia domanda a Di Rocco è: ma se il quadro è questo, se tutti dicono che tanto Malagò ha la vittoria in tasca, se già da questo primo round si vede che l'aria che tira è la riconferma di Malagò per il terzo mandato, scusi Di Rocco, ma a lei chi gliel'ha fatto fare di candidarsi? Ma è una bella domanda. Intanto quella dei mandati la confermo, io potevo ricandidarmi, non l'ho fatto proprio perché pensavo a una logica differente. Ho candidato la mia vice, una donna molto brava, molto competente, che aveva operato in maniera eccellente in 12 anni al mio fianco, per cui ritenevo opportuno che concedere una chance. Ho provato, non ci sono riuscito. Evidentemente questi sono segnali di maturità anche del mondo sportivo. Aspetti, presidente, in questo caso presidente, si parla del mondo del ciclismo. Ecco, lei si stava riferendo al rinnovo dei vertici della Federazione del Ciclismo. Quindi lei dice: io ho fatto ma anche sul fatto indietro di aver rinunciato a un mandato. Sì, ma io stavo chiarendo perché, siccome stavamo parlando della sua candidatura al CONI, lei ha esordito dicendo: ho fatto un passo indietro, ho detto magari ci ha ripensato. No, lei si stava riferendo alle elezioni della Federazione del Ciclismo, dove lei ha fatto un passo indietro, ha sostenuto una candidatura, un'altra, però ha vinto Cordiano Dagnoni, che la prima cosa che le ha detto quando lei si è candidato per il CONI è: almeno ce lo potevi dire, caro presidente Di Rocco, che ti candidavi. Sul piano della forma non sei stato molto elegante, o sbaglio? Beh, questo è vero, è un giovane presidente che è entrato nel meccanismo della perfetta comunicazione che riesce a uscire dal palazzo del CONI, lo sappiamo bene, l'ho detto prima, che Giovanni Malagò su questo è un mago, ha una genialità e un intuito straordinario che gli riconosco, perché sulla qualità della sua comunicazione dell'alto livello non ho mai messo in discussione, sono solo messo in discussione i contenuti magari da inserire in queste comunicazioni. Però confermo, insomma, Cordiano Dagnoni era stato informato personalmente nella sede dell'ufficio della Federazione Ciclistica, c'è un'email che informava tutto il Consiglio Federale proprio per essere trasparenti. Ho vissuto 35 anni all'interno di questa federazione, per cui il mio primo dovere, obbligo e piacere è quello di rispettare l'istituzione, per cui non avrei mai fatto un passo se avesse in qualche maniera messo in discussione il rapporto con la Federazione Ciclistica. Certo, allora, non mi è piaciuto, è stato strumentato, ne ho parlato ancora con lui,
Devo dire che anche il fatto, parlando proprio della votazione di atleti e tecnici, anche il fatto che il ciclismo non abbia votato atleti e tecnici ha portato anche quelle minime differenze per farci guadagnare magari uno o due atleti e un tecnico, però insomma siamo nel gioco delle parti. Dire perché continuare, ma perché nel momento in cui si lancia una sfida la regola prioritaria nello sport è questa, non si può partecipare solo alle gare quando si è sicuri di vincere, altrimenti nessuno di quelli che sanno di non vincere non parteciperebbero, rimarrebbe solo un corridore o un giocatore in campo. C'è una squadra, posso dire chiaramente perché con Giovanni Malagò ho parlato più volte, e non pensavo di candidarmi, l'ho fatto solo in virtù del mio percorso dirigenziale, del fatto di essermi ritenuto sempre libero, di aver consigliato anche a Giovanni negli ultimi anni alcuni aspetti che secondo me andavano in qualche maniera affrontati. Poi le lamentele o il dissenso che io ho raccolto è il frutto di tutti gli interventi che si facevano in Consiglio nazionale. Non sono un visionario, per cui questo malcontento si è aggravato ancora di più proprio in questi momenti elettorali, dove magari le procedure in qualche maniera sono state applicate in maniera molto, diciamo, domestica. Faccio il caso dell'ultima assemblea che si è svolta, ma solo per dare un esempio del senso del malcontento che poi si provoca. Ma la CO è una candidatura forte, io non credo che debba ricorrere a questi espedienti per in qualche maniera oscurare la sua candidatura o le sue competenze. Insomma, nell'assemblea delle benemerite, l'ultima che si è svolta, è detto chiaramente che non si può votare per delega, e il CONI ha accettato una delega, peraltro in un ente straordinario come Special Olympics, che si porta dietro la cura di tutti i ragazzi che hanno difficoltà e disagi. E io credo che non sia stato un bel messaggio, ma a tutti. Peraltro nel mio continuare in questo, uno perché lo devo a una squadra che peraltro mi ha scelto, ripeto, non avevo mai minimamente pensato di candidarmi al CONI, strada facendo, raccogliendo anche lamentele di miei dirigenti giovani disponibili ad avere degli obiettivi e anche delle aspirazioni a livello territoriale nei comitati provinciali o regionali, che si sono visti raggiunti da telefonate anche abbastanza pressanti, non voglio dire minacciosi, però insomma non vado lontano, per dire che dovevano modificare la loro preferenza che avevano sottoscritto per un candidato e spostarlo all'altro, o addirittura in qualche caso dover rinunciare alla propria candidatura. Ecco, io dico, da un candidato forte questa operazione si potrebbe fare a meno di farle, perché lanciamo un messaggio ai giovani, e io ho una certa età per cui in questo mi confronto, lanciamo un messaggio ai giovani che bisogna sempre cedere al più forte, a chi può gestire il potere del palazzo. Io credo che un segnale in questo senso, soprattutto agli atleti ma anche ai dirigenti giovani, peraltro lo stesso Malagò più volte ha evidenziato che c'è una crisi dirigenziale nel volontariato. Ecco, nel momento in cui abbiamo dei giovani che si avvicinano, che hanno voglia di competere, che la cui famiglia, perché ovviamente da giovani si ha più difficoltà a gestire la famiglia, i bambini e anche le proprie risorse economiche, ha possibilità di avere questa opportunità, avere magari anche del tempo libero del proprio lavoro per coltivare le proprie aspirazioni, mortificarli non mi sembra un bel segnale. Ecco, il confronto su questo può essere, cioè, troppo elementare il concetto, ma credo che si debba comunque continuare per far vedere che chiunque entra in gara poi deve dare sempre il massimo nella sua competizione. Ovviamente c'è uno che è più forte e vince, sperando sempre che il più forte che vinca sia il più forte davvero e che non utilizzi mezzi che non siano rispettosi delle regole sportive. Continuo a parlare di regole sportive perché siamo cresciuti tutti in questo ambiente, cerchiamo di farlo. Insomma, trasversalità, voi del giornalismo ne avete evidenziate più di me, io non ricorro a questo perché sono abbastanza tranquillo e sereno nel mio modo di essere. No, insomma, le trasversalità degli atleti, da una società che si chiama DAO, me l'hanno segnalata proprio loro, oltre al clima che hanno vissuto in sala, la DAO sicuramente condiziona la libertà di espressione di molti atleti alla quale è vincolata, ma non solo
nel momento delle elezioni, anche nella partecipazione alle attività delle federazioni. E mi preoccupa il fatto che le federazioni non si occupino di questo. Le lamentele in Consiglio nazionale di questo c'è stato. Poi io ho solo detto che negli ultimi 2 anni il CONI è mancato, perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ma anche le notizie di ieri e di questa mattina dimostrano che ha perso la centralità e tutti rivendicano il fatto che riacquisisca questa centralità. Io sono cresciuto in quel palazzo, voglio bene quel palazzo, e per me la candidatura è solo un confronto per riposizionare il palazzo nella centralità, nella confederazione delle federazioni. Il calcio, per riaprire al pubblico, notizia di ieri, ha dovuto fare tutto da solo, dialogando con il governo. E adesso si sono messi in coda il basket e la pallavolo, che condivido, perché il calcio è inutile non riconoscerlo, è un'apripista eccezionale. L'ho utilizzato pure io lo scorso anno quando ero presidente della federazione ciclistica per ripartire con le gare di ciclismo. Solo grazie all'esempio della Serie A con i tamponi a 4 giorni, piano piano, dialogando e dimostrando disponibilità e non sempre scontrandosi con il governo o col comitato tecnico scientifico, siamo riusciti a far comprendere che poi la bicicletta, soprattutto dopo la pandemia e il dramma del Covid, ha recuperato una sua centralità proprio per la mobilità. Presidente, per la propria presidente, salute. Presidente, allora, io l'ho lasciata parlare, credo correttamente, perché nel momento in cui si invita un ospite che tra l'altro si candida a un ruolo così importante e delicato, anche stiamo parlando dello sport, ricordo sempre che quando parliamo del CONI lo faccio perché secondo me ci sono un po' di nostri concittadini che pensano che il CONI sia il Ministero dello Sport. Il CONI è un ente pubblico, Comitato Olimpico, cioè dovrebbe avere, secondo alcuni, come core business occuparsi della preparazione della creme della nostra atletica, non perché disdegna il resto, ma come finalità, no, in vista delle competizioni olimpiche. Poi, questo come ragione sociale iniziale. Nel corso del tempo e degli anni, e qui non si sta parlando della gestione Malagò, ma il trend è stato che si è generata l'impressione che il CONI si occupi tout court in maniera esclusiva, monopolistica, dello sport italiano, cosa che poi diversi governi hanno ritarato. C'è stata una riforma voluta dal primo governo Conte con la maggioranza giallo-verde Lega 5 Stelle, che aveva introdotto una riforma dello sport a firma del sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, che introduceva una società eliminava CONI Servizi, che è una società del CONI, nasceva Sport e Salute, affidate alle cure di un manager, Rocco Sabelli. Sabelli che poi, quando cambia il governo, viene di fatto messo in condizione di non lavorare, dice lui, dal ministro 5 Stelle Spadafora, e quindi poi Sabelli se ne va. Adesso questa è una materia complicata, servirebbero 5 puntate di questo spazio. Quello che volevo dire al presidente Di Rocco, non farò quella cosa ipocrita, presidente, che fanno i giornalisti dicendo: beh, ovviamente le cose che sta dicendo lei le sa lei e se ne assume la responsabilità. Ed è tutto evidente che lei nel suo intervento ha citato delle circostanze che io al momento non ho avuto modo di verificare, quindi le diamo per buone. Ovviamente, se qualcuno ci sta ascoltando anche del CONI e intende rettificare o replicare, porte aperte, nel senso che qui non stiamo tirando la volata a Tizio o a Caio. Intanto registriamo la candidatura, per le motivazioni che avete sentito, dal presidente Di Rocco, al quale, se posso, presidente, segnalo un altro titolo sempre della Gazzetta. Di Rocco si candida alla presidenza e attacca Malagò, gestione personalistica. Mi sente, presidente? Sì, la sento. Allora, le leggo l'incipit dell'articolo. La notizia più sorprendente non è la decisione di candidarsi di Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo fino a poche settimane fa, alla presidenza del CONI, sfidando il 13 maggio Giovanni Malagò e Antonella Bellutti. La notizia, scrive la Gazzetta, è il modo in cui Di Rocco si candida, con un attacco molto duro al presidente uscente,
protagonista di una gestione, virgolette, troppo personalistica, elitaria, del tutto inadeguata, in particolare nel difficilissimo momento che stiamo vivendo. Il CONI in questi ultimi 8 anni ha pensato molto all'immagine e poco alla sostanza. Siamo sempre stati sui giornali e in televisione, ma nel frattempo non è stato risolto neanche uno dei problemi che interessano alle federazioni, agli enti di promozione sportiva, alla società di base e alle discipline associate. Commento della Gazzetta, parole di vera e propria rottura di un candidato di Rocco, sostenuto soprattutto da Angelo Binaghi e Paolo Barelli, i due presidenti di tennis e nuoto, da sempre all'opposizione di Malagò. Beh, diciamo insomma che è entrato sì in competizione con Malagò, ma ha tirato non un petardo, ha tirato una bomba termonucleare di Rocco. Ma sono tutti argomenti che leggiamo come libera espressione da parte di tutti i presidenti, non ho detto nulla di nuovo. Peraltro io ho votato Malagò all'inizio del quadriennio, per cui nel momento in cui ho concesso la fiducia è pure giusto che alla fine faccia un rendiconto di quello che è successo. Quello che ho detto prima, lo scorso anno tutte le federazioni in qualche maniera hanno dovuto fare da sole per recuperare l'opportunità di far ripartire la propria disciplina. Si abbina sempre Di Rocco a Binaghi e a Barelli, ovviamente ci sono e non lo nascondo, ma sono anche due presidenti che rappresentano due federazioni altamente vincenti. Non è mai successo nella storia del tennis di avere 10 atleti italiani nei primi 100 e sappiamo quanti risultati, peraltro con proprio la dea davanti che è la Pellegrini del nuoto. Il nuoto sta andando bene in tutti i settori delle 10.000, non stiamo parlando di federazioni che fanno politica o fanno demagogia, stiamo parlando di raccogliere di senso o di creare una sinergia e di recuperare la centralità del CONI, perché è questo che chiediamo. Non vogliamo essere contro il CONI, vogliamo che il CONI si rimetta al centro di questo sistema e che sia sinergico a sostegno delle federazioni. In Consiglio nazionale si è votato per la famosa storia e diatriba con il CIO, che è il Comitato Internazionale Olimpico, all'unanimità, quando Giovanni Malagò ha chiesto l'unità dello sport per difendere l'inno e la bandiera. Ma ognuno di noi ha incarichi internazionali e sa benissimo che si era andato alzando troppo la voce, perché a livello internazionale nessuno aveva mai messo in discussione questo problema, per cui gli è stata data la conferma. Abbiamo votato all'unanimità la fiducia completa, ma a condizione che aprisse un dialogo con il governo. Ormai le leggi sono state della riforma dello sport, e quelle per il momento non le cambia nessuno. Era un invito di tutto il Consiglio nazionale, non solo di Renato Di Rocco, a essere disponibili a dialogare. Da lì in poi il dialogo è sempre stato solamente per recuperare 50 o 60 dipendenti, che peraltro un po' il CONI oggi li ha a disposizione e non li mette a disposizione delle proprie strutture territoriali. Ci sono i comitati regionali che non possono operare, ma perché non prendi 20 dipendenti che hai a disposizione e li metti a disposizione dei comitati regionali? Faccio solo un inciso per dire lo spaccato che è frutto del malcontento anche personale, perché io ho vissuto quella vita, ho lavorato nel periodo di Gianni Petrucci, quando lui era presidente, ed ero direttore generale del territorio, mi occupavo dei dipendenti e delle sedi, della promozione sportiva, dei giochi della gioventù. L'ultima edizione dei giochi nel 98 l'ho gestita io, per cui sono innamorato di quel palazzo, e mi piacerebbe che Giovanni Malagò, anche con il confronto che si ha con la mia candidatura, rimetta al centro alcuni argomenti che sono fondamentali, ma per lui e per il recupero della centralità del palazzo. Non dico altro, ma lo leggiamo quotidianamente, anche oggi lo stesso Gianni Petrucci lamenta che non c'è rapporto con la scuola, che i comitati regionali sono chiusi, che non possono operare, per cui sto dicendo cose che tutti dicono. Io lo faccio attraverso una candidatura, sperando nel confronto che questi argomenti rientrino al centro del posizionamento di Malagò. E devo dire con molta soddisfazione che dopo il mio comunicato di candidatura, alcuni aspetti li ho sentiti trattare. Il rapporto che le società sportive sono state abbandonate completamente, ed è vero, perché le federazioni, grazie ai contributi finalizzati di sport e salute,
sono riusciti ad intervenire per alleviare le pene delle società sportive per quanto riguardava tutto il Covid, la perdita di sponsorizzazione e anche l'abbattimento degli stipendi degli atleti e quanto altro, e le federazioni questo l'hanno dovuto fare da sole, la voce del CONI non c'è stata. Per cui sono argomenti che tutti sentono sulla propria pelle, che solo Di Rocco, evidentemente un visionario, sta percependo, ma non credo, insomma, basta passare nel palazzo, chi ha vissuto capisce che non c'è un clima sereno. L'invito è che da questo confronto si ritorni a dialogare, ma non solo per chiedere ai dipendenti o la gestione dell'istituto di medicina, e lo dicono tutti, non solo io, ma di recuperare un rapporto col governo, perché ormai la riforma è partita, cercare, perché c'è il tempo fino al 1° luglio del 2022, di modificare quanto modificabile per evitare ulteriori danni alle società sportive. Poi l'organizzazione territoriale, e Gianni Petrucci lo sa perché era un fiore all'occhiello, facemmo un ottimo lavoro all'epoca. Oggi veramente, se lei parla con i presidenti dei comitati regionali o dei comitati provinciali, si sentono abbandonati. Anzi, no, non lo posso dire, perché guarda caso a un mese dalle elezioni è stato erogato un contributo di 1,5 milioni per in qualche maniera far capire che il CONI si occupa anche del territorio. Vorrei dire anche un'altra cosa, ma la dico solo per completare il fatto, però è talmente minimale che mi vergogno anche a dirla. Addirittura si manda un'email chiedendo le misure ai presidenti regionali per mandargli degli indumenti sportivi. Ma si possono considerare presidenti regionali a questo livello? Io dico di no, dico che è uno sgarbo, che è un errore, e che non mi aspetto dal presidente del CONI, che ho votato, ripeto, un atteggiamento di questo tipo. Ci sono altre modalità per vincere le elezioni, vi auguro sicuramente di vincere, io fino alla fine andrò avanti per cercare di portare avanti questi argomenti, che sono gli argomenti che sentono sulla pelle le società sportive e la base. Per quanto riguarda atleti e tecnici, io ho dedicato una vita al rapporto con atleti e tecnici, e i risultati che ho ottenuto con la federazione lo dimostrano, insieme a una squadra di tecnici, di dirigenti e di altri, perché da soli non si va da nessuna parte. Questo è un appello che faccio al Presidente, di riunire più spesso i presidenti federali e confrontarsi con loro su quelle che sono le strategie da portare avanti. Per cui sugli atleti tecnici sappiamo tutti che avere tanti elettori fa benissimo, e grande rispetto, perché ci sono tantissimi atleti e sono tutti bravi, non voglio fare differenza tra titolati olimpici o mondiali. Però incidono per un terzo su quella che è la governance di ogni istituzione, non solo del CONI, ma anche delle federazioni, perché c'è una legge che prevede che sia il 30% di rappresentanza fra atleti e tecnici, ma sulla governance, un po' perché devono fare prioritariamente la vita da atleti, e la stessa cosa per i tecnici, sulla governance, sulla gestione pratica quotidiana incidono davvero poco. Io andrei a pesare gli altri voti, gli enti di promozione oggi hanno dei numeri che sono superiori alle federazioni, numeri di tesserati, ma perché non siamo mai riusciti a trovare qual è il confine dell'attività degli enti di promozione e qual è il confine delle federazioni? Le federazioni, compresa quella del civismo che ho rappresentato fino a febbraio, hanno dovuto sempre affrontare questo argomento da soli. Abbiamo dovuto fare delle convenzioni con i singoli enti per evitare che chiunque fosse l'utente, passatemi questa parola, non avesse disagio nell'affrontare l'attività, cioè una gara può andare, all'altra no. Allora, le federazioni per conto proprio hanno dovuto derimere questa situazione. Presidente, siccome abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ribadisco anche qui, lei non solo non ha fatto marcia indietro, anzi, poi lei si dirà, ma perché devo fare marcia indietro? Nel senso, le cose che ho detto quando mi sono candidato qualche giorno fa, non ho difficoltà a ribadirle. Prenda però con me, se se la sente e se è d'accordo con l'impostazione, prenda con me un impegno. Se lei dovesse vincere le elezioni, facciamo gli scongiuri, se lei dovesse vincere le elezioni, passati i primi 4 anni, dovesse ricandidarsi ed essere eletto un'altra volta, quindi 8 anni, lei si impegna a far sì che il presidente del CONI e il presidente delle federazioni sportive non vadano al di là di 2 mandati di 4 anni consecutivi. Poi devono fare una pausa e magari ricandidarsi per un altro mandato, ma mettendo in mezzo un intervallo.
lo possiamo considerare una prima forma di rivoluzione? Se Mattarella dice un presidente della Repubblica si può ricandidare, ma non per due volte consecutive, deve fare una pausa, possiamo chiederlo anche al presidente del CONI, al presidente delle federazioni? Mi dica sì o no. Guarda, non posso dire sì o no perché ci sono aspetti differenti. E sul mio caso personale dico di sì, peraltro la mia è una candidatura senza indennità, perché per la legge Madia sono un pensionato pubblico, per cui se lo faccio lo faccio per spirito di servizio a 360 gradi. Se divento presidente del CONI non percepirò l'indennità, quindi non ho altri scopi se non quello di rimettere al centro i valori e la cultura sportiva. Per quanto riguarda i mandati, intanto quello del presidente Mattarella è un mandato di 7 anni, quindi sono 2 quadrienni olimpici. Però abbiamo più volte evidenziato che limitare questi è un danno per accedere alle cariche internazionali, perché in 8 anni, considerando che nelle federazioni internazionali tanti di noi sono negli organismi internazionali, io sarò vicepresidente fino al congresso di settembre prossimo della Federazione Mondiale. Dopo, per fortuna, mi sono preoccupato di mettere dentro 2 italiani per la prima volta nella storia del civismo internazionale nel direttivo, a garanzia proprio che ci fosse. Ecco, in 8 anni, secondo me, si limita l'esperienza di un presidente nazionale di farsi conoscere a livello internazionale e di poter accedere alle cariche internazionali. Questo è un meccanismo che abbiamo più volte evidenziato e che riconosciamo, secondo me è un danno, perché una cosa è la vita politica e il ricambio, l'altra è una generazione di attività sportiva. Peraltro lo dico dimostrando che a livello degli ultimi anni ho lavorato tanto per ingiovanire tutte le strutture territoriali e ci siamo riusciti, per cui, come dire, non è detto che un presidente che rimane troppi anni a fare e per più mandati poi non abbia la competenza o la capacità di ringiovanire il sistema e creare comunque un proseguo a livello dirigenziale, come dire, una squadra che possa andare avanti. Bene, allora, sui mandati e sulla limitazione internazionale farei delle riflessioni. Lo prendo come un invito. Presidente Di Rocco, grazie di aver accettato il nostro invito, l'abbiamo invitata noi, non si è candidato lui. Grazie di non avermi chiesto di concordare né temi né argomenti né domande, questo è meglio, questo è peggio, perché ovviamente su quello che ha detto il presidente Di Rocco, per quello di mia conoscenza, posso rispondere io, sulle cose di sua conoscenza, competenza, risponde lui, e soprattutto se qualcuno vuole rispondere a Di Rocco, come si dice, porte aperte. In bocca al lupo, presidente Di Rocco, per la votazione del 13 di maggio. Noi ci rivediamo lunedì mattina alle 10, in una settimana in cui ci verranno a trovare Carlo Calenda, Sergio Caputo, ma insomma, intanto passate un sereno weekend. Ci rivediamo qui sulle fonti lunedì alle 10. Voi, però, continuate a occuparvi anche delle fonti tutto il giorno. Arrivederci.